cose, in questi due giorni abbiamo lavorato con l'ufficio di presidenza per portare avanti i due consigli comunali, in quanto col decreto ehm, eh, Curitalia ci ha dato la possibilità di fare i consigli comunali quindi in via telematica e in videoconferenza, dove tutti i cittadini, volevo precisare, lo possono comunque seguire in streaming, quindi non cambia nulla da quello che i cittadini vedevano prima da casa. La scelta è, del, è stata fatta di due date del Consiglio Comunale, una del 28 di aprile alle ore 16 e 15 e l'altra il 30 di aprile alle ore 17. La scelta di due date perché? Perché nella prima parte del Consiglio del 28 tratteremo tutte le, le delibere che erano prima dell'emergenza e quelle, su, eh, quelle fatte dopo l'emergenza che hanno comportato delle scelte dell'amministrazione a sostegno di, diciamo, dei cittadini della, delle mh, cose imminenti che servivano alla, alla città in questo frangente. Quindi sono eh, delibere che devono andare avanti, devono fare il loro corso e quindi gli uffici devono lavorare per, poter, per non ingessare tutta la macchina comunale. La seconda data è stata scelta proprio per parlare dell'emergenza. Covid 2019, per prendere delle decisioni, delle scelte, vedere quello che serve alla città, ai cittadini e principalmente all'attività economica, perché in questo momento tassazioni, riduzione. E poi eh, dobbiamo vedere, queste scelte sono sicuramente subordinate alle scelte del governo. Ecco, i comuni sono molto ingessati se non, se non danno anche degli stanziamenti per i comuni. Quindi, comunque, Verrà dato ampio dibattito a tutti i consiglieri, da parte dell'ufficio di presidenza è stata fatta ampia collaborazione, c'è cioè la parte di collaborazione da tutta l'amministrazione la, per, eh, tu, eh, per collaborare con tutti.